comando che permette lo spostamento del letto a seconda delle cose che servono. Questo sposta lo schienale ovviamente con il come si dice, con il tasto corrispondente. Questo sposta la parte, solleva la parte inferiore. Questo in genere è utile quando un bambino ha problemi cardiaci. Questo sposta con l'intero lettino e, come vedete, premere il tasto rosso porta immediatamente giù la testa letto del bambino. Il bambino può essere immediatamente assistito senza particolari altri problemi. Poi in questo caso abbiamo, e questo per le necessità assistenziali, la possibilità di alzare o abbassare il letto completamente a seconda di quello che ci serve e di creare le posizioni di Trendelenburg, quindi con la parte toracica in alto, o anti-Trendelenburg con la parte toracica un po' più in basso e cardiaca un po' più in basso, a seconda delle necessità del paziente. Quindi è un lettino assolutamente versatile ed è un lettino assolutamente fondamentale. Allora, la nostra associazione, l'AISIC, che devo dire ha avuto un enorme aiuto dalla Fondazione Consulcesi, che ci ha aiutato economicamente in una maniera assolutamente importante e ci ha permesso di aggiungere anche un'apparecchiatura che inizialmente non era stata prevista, ha deciso di, in accordo con il primario pediatra dell'ospedale di Anzio, Nettuno, ha deciso che le necessità più impellenti per il reparto erano queste. All'inizio avevamo fatto un'altra riflessione su altre apparecchiature, ma poi il primario, in una riflessione più approfondita, ha preferito quest'altro tipo di apparecchiature, quindi un lettino di rianimazione pediatrica e un cardiomonitor, e noi abbiamo concordato con lui che era assolutamente ragionevole la sua proposta e abbiamo deciso di cambiare. Siamo un'associazione, l'AISIC, flessibile. Altrettanto flessibile è stata la Consulcesi, e quindi ha detto: noi siamo d'accordo con quello che decidete voi, quindi ci fidiamo. E quindi questo è il secondo evento, la seconda tappa di quello che per noi dovrebbe essere sperabilmente un tour, se possibile in tutto il Lazio, ma io spero in tutta Italia, che noi abbiamo definito un giro d'Italia della solidarietà pediatrica, diciamo, con la nostra associazione, con questo progetto che si chiama Tutto con un Sorriso. Intendiamo supportare con apparecchiature elettromedicali ricevute, ottenute tutte tramite donazioni, come ci è successo stavolta con la Consulcesi, di supportare i reparti pediatrici degli ospedali polivalenti, non dei reparti, degli ospedali specialistici tipo i Bambini Gesù, che sono già fin troppo oggetto di donazione. Quindi ci è sembrato che queste cenerentole di provincia dovessero essere molto più aiutate, perché i bambini poi si ricoverano anche qui. Il motivo per cui abbiamo scelto di appoggiare il reparto pediatrico, anche se la nostra associazione si occupa, oltre che di stress, di invecchiamento, e quindi sembrerebbe un non senso occuparsi di bambini, è legato al fatto che, a nostro parere, il ricovero per un bambino è un evento molto più stressante per un adulto, perché non ha la razionalizzazione. Quindi il bambino vive l'abbandono di casa, l'abbandono della sua stanza, l'abbandono genitoriale, quindi vive una situazione di stress. Per cui ogni cosa, ogni donazione, ogni azione che noi possiamo fare per ridurre al minimo questa degenza aiuterà il bambino a vivere uno stress sicuramente minore e i pediatri ad aiutarlo in un modo molto più efficace. Grazie, grazie Cinzia. Adesso queste cose le ripetiamo al microfono.